Allora ragazzi, bentornati su Dreams, episodio numero mi sembra 10, siamo all'episodio 10, eh? E in pratica andremo a esplorare ancora il sogniverso, come si chiama? Sognoverso. Andiamo a vedere altre creazioni, che no, intanto così mi aumenta di livello così a caso. Ebbene sì, nella scorsa puntata abbiamo fatto dei progressi, abbiamo visto altre creazioni, altre cose, abbiamo superato, abbiamo anche finito uno dei miei giochi. Nello scorso episodio abbiamo finito quello, l'avventura, quella stile Stranger Things. Solo che purtroppo la storia si interrompe sul più bello. Dovremmo aspettare che lo sviluppatore, che il creatore di quel gioco va a sviluppare, va a creare il seguito, perché sennò è un problema. Allora andiamo a vedere. Che okay, sognatore successo? Che cos'è? Dad Toilet Multiplayer. Questo è un gioco multiplayer. Poi c'è Super Mario Linear. Sonic Adventure 2. No, non ci hanno ricreato il livello di Sonic Adventure? No, ma io non ci posso credere. C'è anche un Tomb Raider nel tempio. Ma che cazzo. Ah, ricordate che qualche puntata fa abbiamo fatto il livello quello di Tomb Raider. Il labirinto di Joker. Ma che è sta roba? No, aspetta, aspetta. Aspetta, voglio andare a vedere il labirinto di Joker. Questo per prima cosa volevo andare a vedere. Labirinto di Joker, andiamo a vederlo. Cioè, è pieno di giochi. Ogni volta che mi collego c'è un gioco nuovo. Ci sono giochi nuovi. Allora, raggiungi l'uscita. Ok, io sono Joker adesso. Sono nel labirinto. Devo riuscire ad uscire. E fa pure rima. Dove cacchio sarà l'uscita? Sarà qua? Si capisce niente, sono andato assolutamente a casaccio. Posso anche saltare? Ma posso fare pure il doppio salto? No, è chiuso qua. Se tanto mi dà tanto dovrei anche riuscire ad arrampicarmi, no? Oppure a vedere il labirinto dall'alto. Un pochino si vede, un pochino si vede. Ma poco poco, non basta a capire dove luce. Ah, aspetta, aspetta. Di solito la strada quella proprio più. No, qua è chiuso. La strada quella proprio più nascosta è quella dove puoi uscire. Purtroppo questa era nascosta, ma non era l'uscita. Qua sarà chiusissimo, sicuramente. Aspetta, vogliamo vedere qua. Già la sbatte sul muro, si vedeva la capoccia che sbatteva, che ride. Guardate che forte quando sbatte, fa troppo ridere. Ma guardate il vestito del Joker che. Lo spolverino, diciamo, di Joker come va in giro. Ma dove cacchio sta l'uscita? Ma non c'è l'uscita, ecco, sono 3 ore che sta. Mo siamo 3 ore a gira a vuoto per il labirinto di Joker, guardate, io già mi sono stufato, francamente, eh. Oh! Trovo l'uscita! Ho trovato l'uscita, ragazzi. Ma cos'era quella? Era un tavolo con la band del Joker? Vabbè, tutto sommato mi è piaciucchiato. Dovrei mandare indietro il video che sto registrando in questo momento per vedere che cacchio era lì. Allora, vediamo un po' Lara Croft. Ricordate che qualche puntata fa abbiamo giocato a Tomb Raider, no? E questa mi sa che è lo stesso autore che ha fatto il seguito. Andiamo a vedere. Perché sembra lo stesso modello 3D. Gli stessi ambienti, queste colonne intarsiate, no? No, è diverso. C'è una musica fortissima, una musica altissima. Mi sa che non mi sentite, vero? Devo alzare la voce? Ma è 2D, ti pare Crash Bandicoot. Non si può fare il doppio salto. Oh, pozzo con le trappole, attenzione, trappoloni. Salta, zompa, trappolone, sono pure i leoni, guardate. Checkpoint. Funziona il checkpoint? No, 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 no. Sì, che culo. Qua devo aspettare che torna su questo. Qua il gioco rallenta un po', perché si vede che troppi effetti particellari della lava. Sembra un livello, questo è uguale a un livello di Crash Bandicoot, ragazzi, sono sicuro, ho giocato il primo Crash Bandicoot, c'era un livello uguale, 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 uguale a questo, identico, sono assolutamente, sono morto,
sono assolutamente certo che c'era un livello identico a questo nel primo Crash Bandicoot. Me lo ricordo come fosse ora, anche se il gioco l'ho giocato un sacco di anni fa e non ho giocato la remaster di Crash, poi magari la prenderò più avanti, no? Non c'ho fretta di prenderla, tanto c'ho l'originale, cioè a me le remaster non mi attirano, perché tanto per me la grafica nei giochi conta molto marginalmente, quindi avere un gioco identico a uno che c'ho già ma con la grafica più bella, a me non, è una cosa che non mi attira per niente. E ho preso la spada, l'ho finito? Ok, a me è piaciuto. Abbiamo trovato la spada perduta, abbiamo finito il livellino. Andiamo a vedere questo qua, Ciclope, brucia Wolverine, è un cortometraggio, non mi frega niente. Sonic Adventure 2, ve lo ricordate? Sonic Adventure? Sì, ma qua dice che non è il gioco, è la musica e basta? Vediamo un po'. Solo la musica? No, ma pure il video hanno rifatto, vedete che è rifatto in Dreams? Questa non è la grafica dell'originale sul Dreamcast, è diversa, eh. No, ah, c'è una schermata fissa, ecco la musica. Sì, ma... come ha fatto a ricreare la musica? Perché questa non è... non l'ha registrata al gioco, è ricreata perché nel gioco cantava. Era cantata sta canzone. Let's keep to moving now. Vabbè. Ok. Non te lo metto il like perché sei stato bravo a fare la canzone, ma io voglio un gioco, non voglio il videoclip musicale. Andiamo a vedere questo multiplayer cesso. Ok, andiamo a vederlo. Multiplayer cesso. Come si gioca questo gioco? Allora, a parte il fatto che mi sa che sto da solo. No, mi sta seguendo. Non è multiplayer, eh? No, sono morto. Ma mi segue, quello è fatto dall'intelligenza, non è un gioco multiplayer, semplicemente è l'intelligenza artificiale che mi segue. Poi non ho capito perché sto tizio c'ha occhiali, ma chi è? Chi somiglia? A muovere un po'? Non somiglia a nessuno. Ma che cazzo? Ma è uscito il rumore della merda dal mio pad controller, ragazzi. Cioè, mo ve lo faccio sentire, avvicino il pad. Ah, sarebbe se può giocare in due, il primo che arriva sul cesso vince, questo è in pratica il gioco. L'altro è morto? Niente, sono morto, sono caduto? Ma non me l'ha fatto saltare il rumore del cesso, perché? Oh. E poi se mi fa il rumore del cesso? Ma non me lo fa più il rumore del cesso, solo la prima volta me l'ha fatto. Ti dico una scoreggia, una cosa oscena. Dai. No, sono cascato! Vabbè, sto gioco c'ha senso in due, ragazzi, in uno non c'ha senso. C'è senso in due che tutti e due provano a raggiungere l'uscita. Chi raggiunge il cesso prima dell'altro ha vinto. Ma che cazzo? No, è sbagliato. Il personaggio mi si era distrutto, scomposto. È una schifezza sto gioco, ragazzi, non mi piace per niente. Ah, devo riuscire a saltare qui, così, ok. Somiglia un po' a quello schifo del giochino dei Rick e Morti che abbiamo giocato l'altro. Però quello già era più carino, questo fa più schifo. Come faccio qua? No! Cascavo di sotto. Su, fammi usare il tizio qua. No! L'ho passato qua nel livello? Eh sì, questo è un altro livello. Cioè, guardate cosa deve fare uno che vuole andare al cesso. Deve superare tutti questi ostacoli. No! Cascavo di sotto. Vabbè, non mi piace questo gioco, ragazzi. No? Giustamente, essendoci i cessi, il gioco è una merda. Si chiama Dad's Toilet. Meno schifo, è veramente orrendo. Vediamo un po' questo Super Mario all'orizzontale. Super Mario Linear 3D. Andiamo a vederlo. Però questi sono i giochi, stiamo a vedere i giochi più scrausi, ragazzi. Questi sono veramente i giochi più brutti, eh. Quello del Joker quasi si salvava, gli altri sono veramente osceni. Ok. Un po' di monedine. Questo è il fratello scemo di Mario. Ecco, sono cascato di sotto. Ma non c'è neanche un contatore di monete. Che cacchio le sto a più a fare monete? Ma porca lazzo. Si può fare il doppio salto? No. Giustamente Mario il doppio salto non lo fa. Ma la corsa manco si può fare. Mario corre sempre.
Non c'è possibile. Porca, basta, non ci gioco più, ma stufato. Ultimo tentativo, poi chiudiamo, che sto gioco già mi ha stufato, Dai, ok. Ma poi devo entrare in questo buco? Oppure no? Se no. Attenzione, funghetto, che non serve a niente perché Mario non è cresciuto, vedete, Mario non è diventato gigante. Quindi funghetto totalmente inutile. Cioè, ma io dovrei passare da sto cubetto qua al cubo laggiù. No, vabbè, questo gioco l'hanno fatto male, dai. È quasi un gioco. No, adesso è il collo di Mario, mi si è allungato il collo. Ma dovrei fare tipo così. Ma come faccio a farsi salti precisi se non vedo l'ombra, non rendo conto delle distanze? Cioè, chi ha fatto questo gioco è un deficiente. Non posso vincere perché non si capisce la distanza. Se la visuale fosse un po' più rialzata, io vedevo l'ombra e capivo dove devo saltare, invece qua niente. Poi l'ombra manco a piombo, perché in Super Mario 64 l'ombra di Mario è a piombo, cioè esattamente sotto Mario. Quindi tu sai in ogni momento lui dove sta saltando. Invece qua, vedete, l'ombra si sposta. Quindi è una cazzata, basta, chi ha fatto sul gioco è indeficiente. Non te lo metto il like, vattene. Vaffan bene, va, che merda del gioco. L'ospedale, giocatore, gioco horror, attenzione. Gioco horror, guardate, stanno i mega zomboidi. No. L'ospedale, madonna, mo arriva la strizza, raga, attenzione. Sta a caricare, parecchio, se vedete questo gioco è bello grosso. C'ho la pistoletta. Attenzione. No. Musica di strizza, cos'è quell'uno? Oddio, oddio, zomboide. No, no, ma quanti ce ne sono? Ma perché non muoiono? Ho finito i proiettili. Ma che portarci voglia? No, no, ma l'ha ammazzato. Fatto schifo, riproviamo. Cioè, è tipo arena? Cioè, sono una stanza e io devo cercare di sopravvivere? Riproviamo. Prima di mettere like o meno, devo un attimo... Ah, aprire la porta costa 500. Ah, è tipo quei giochi tipo... Ma perché non muore? Perché non muore? Ah, è morto, ma ci è voluto 200 colpi. Scappa. Ali mortacci vostra. Ali mortacci tua. No, no. C'ho 300 soldi, eh. Ecco l'altri. Ah! Scappa! Ah, morto. Dai, dai, adesso possiamo andare. Ok, ho aperto. Seconda stanza. Attenzione. Comunque questa è la puntata di giochi brutti, perché non stiamo a beccare manco un gioco bello. Però tutti i giochi, pure questo è un gioco brutto, secondo me. È fatto... Non mi piace, devo essere sincero. Ah, fanco! Basta, chiudo. Non mi piace, no, io metto like, basta, non mi piace, vaffanbene. Allora, facciamo i giochi quelli più votati, oppure migliori, come... Che è sto survival? Ah, teaser, manca un gioco completo. Fallout 4 Dreams Edition, Work in Progress, Horizon Alden, Cop Fantasy RPG... Vediamo un po', modelling maze, ma c'è un sacco di roba, raga. Come faccio a scegliere cosa giocare? Impossibile. C'è pure Lego Star Wars sotto, ma che è? Vedete un attimo il teaser di sto Survive, perché graficamente sembra molto bello, Vediamo un po' come funziona. Allora, questo è un progetto che arriverà. Ok, è una breve... Una breve presentazione di un progetto che sta arrivando e anche una presentazione delle capacità di Dreams. Vediamo un po'. Ok, non sto muovendo niente, tutto automatico, perché è un tipo un cortometraggio. Ma il grafico non c'ha sto gioco. Certo, per essere un gioco fatto con Dreams c'è una grafica abbastanza notevole. Adesso posso muovere io. Attenzione. Allora, qua mi dice... Questo è l'inventario.
Ah, quindi io dovrei tagliare in pratica. E tipo dovrei tagliare gli alberi per craftare. Come faccio? Che non posso usare. Non mi usa la. Lascia. Vabbè, vado solo in giro senza craftare niente, va, tanto non andava manco di tagliare gli alberi. Cioè, è affascinante, vedete, anche molto bello graficamente, però è stupidissimo il fatto che io debba. Ecco, più avanti di così non me ci fa andare. Stupidissimo il fatto che vogliono fare un gioco di crafting, stupido. Che ormai sono passati di moda il gioco di crafting, raga, è una rottura dei palle dove sta le ore a zappettare gli alberi e le rocce, dai, non è divertente. Comunque, ok, abbiamo capito. La grafica è bella, però impegnati di più per il resto. Ok, andiamo a vedere un gioco serio adesso, dai. Andiamo a vedere. Questi sono i sogni di Media Model Q. È quello lì che stavamo a giocare l'altra volta? Dov'è il gioco che stavamo a fare l'altra volta? Eccolo! Questo qua, quello del... Lo facciamo dopo, però. Vediamo prima... Uno che non abbiamo visto. Vecta Maiori. Sembra un gioco dove spara tutto. Sparacchino. Andiamo a vedere. C'è pure il tabellone punteggi. Meglio così. Avventure galattiche. Vediamo un po'. Perché comandi verticali invertiti? Normale. Ok. Andiamo a giocare. Che sarà? Un simulatore spaziale in prima persona? Mi sa di sì. Che bella astronave, oh. La visuale cabina pilota. Decolla. Vai. Ma che roba. Guarda che roba, raga. Sembra Eve Valkyrie, quel gioco che ho giocato in virtuale. Lo ricordate? Che figata. Però mi sa che per quanto riguarda il controllo astronomico ci trovavo meglio con i controlli invertiti, forse. Per quanto riguarda... già mi hanno fatto... Mi hanno ammazzato. Vediamo un po'. Invertiamo i controlli, magari mi ci trovo meglio. Ok, ci sta il rollio. Spara e accelera. Ok, R3 per accelerare. È molto molto simile a Eve Valkyrie, solo che quello ovviamente è più... Rollio di qua, rollio di là. Quello è ovviamente più avanzato, anche, c'è anche il supporto alla realtà virtuale. Che roba! È uno spettacolo, facciamo... Soggettiva, dai, in soggettiva è bellissimo. È uguale a Eve Valkyrie, ragazzi, identico. Non ha base, perché? Non sono riuscito a ammazzare un astronauta, almeno una voglio ammazzare, dai. Guarda, c'è pure il lance flare. Che figata, ragazzi. La musica pure è bella, senti di roba. Allora, lo sparo segue un po' i nemici. Quello si è ammazzato da solo perché è una sbatter deficiente. Vai, scappo. Ma è bellissimo questo gioco, ragazzi. E questo l'ha fatto, l'hanno fatto sempre quelli di Media Molecule. Ma è bellissimo, è una cosa esagerata. Si controlla meglio che la prima persona, però, così si controlla meglio. È bellissimo, ragazzi, è bellissimo. Poi, tra l'altro, è anche meno macchinoso di Valkyrie, quindi mi piace di più, perché a me i giochi mi piacciono semplici, non mi piacciono macchinosi. Cioè, in Valkyrie devi stare a pensare ai shaft, ai flare, ai cazzi, ai mazzi, devi stare a pensare... Ah, il fucile che si surriscalda, poi devi usare i missili, poi devi andare ai punti di controllo, poi devi attaccare la nave madre, che coglioni, ma fatemi girare e sparare all'astronave, questo è così più... No, sbatte, così è più divertente, okay, sono morto. Vabbè, fighissimo, questo mi è piaciuto tantissimo, like se lo merita tutto, e se ne andiamo. Allora, vediamo un altro gioco. Ok, vediamo un po'.
Fino ad adesso abbiamo visto giochi brutti, ma abbiamo visto uno bello, che è questo qui, l'astronavi. E adesso continuiamo il gioco del tempio antico, cerchiamo di finirlo in tempi brevi per fare un tempo decente e anche prendere tutte le sfere che una l'avevo mancata, ricordate? Andiamo. Rifacciamo questo che l'abbiamo fatto un paio di puntate fa, se ricordate. Allora, stavolta cerco di sbrigarmi, eh. Dai su. Veloce, veloce. C'è la corsa? No. Non c'è la corsa a sto gioco, vero? Cerchiamo di andare con il... Sto provando anche i tassi per vedere se c'è un tasso dalla corsa. No! Sempre la moro. Fai così. Fai così, così, così e scappa. No, cacchio, l'ho mancato. Mannaggia, ora mi tocca aspettare che riscende. Ho perso tempo. Fai così. Salta, salta. Zompa, zompa. Ok. Sono 27 secondi, perché ho raccolto ogni bonus che raccolgo mi toglie 3 secondi, quindi è utile. Allora, qua devo stare attento che casca il ponte, ricordate? Scappa, scappa. Ok. Qua vicino c'era una bolla da raccogliere che non avevo raccolto. Quindi prima di scendere giù, devo andare più a qua a bolla. Ok, presa. E ci se ne potevamo pure andare. Vai, scendi. Qua c'è un'altra bolla, questa l'avevo presa. Devo scappare da qua. L'avevo presa quella già, non lo so. Sali. Vai, 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 vai. Sì. Per via quel coso l'altra volta sono morto 200 volte, che non ha senso perché ti toglie 3 secondi quel coso, ma io per via ho sprecato tipo 20 secondi, 30 secondi alla fine. Quindi ok, vai così. E dai che abbiamo finito il livello, dai, un minuto, un minuto, un minuto e 07 qualcosa, dai, ottimo tempo ragazzi, ottimo tempo. E con questo abbiamo finito questa puntata di Dreams, ragazzi, puntata un po' breve perché abbiamo visto quasi tutti i giochi di cacca. Però c'era un gioco, no, che era imposta, c'era un gioco molto bello che abbiamo trovato, che era questo qui, Vecta Maioris, molto bello. E finiamo in bellezza vedendo questa scultura. Ok, questa scultura fatta con... Ma non è una scultura? Ah, è un'illustrazione mobile, interattiva. Che bello. Questo è un dipinto. Questo qua sapete che è il Teomondo Scrofalo, quello famoso, il famoso ritratto di Teomondo Scrofalo. Ecco. Poi. Ah, questa l'avevo vista. Questa illustrazione da qualche parte. Però non sapevo fosse animata. Vedete, animata. Che bello. Questa è la scultura che si vedeva prima. Guardate che roba. Scultura realizzata con... gli scalpelli virtuali di Dreams, eh? Guardate quella caverna a forma di teschio in fondo, che figa! Sembra proprio un dipinto animato in 3D, ma è una cosa stupenda, ragazzi! Ma di che stiamo a parlare? Un'altra scultura digitale. Ma dov'è Opscod? Dov'è cosa? Diamo il viale da... Ah, qua vedete che si possono fare anche dei... dei fumetti virtuali. Questo è un po' Akira, no? Vagamente. Questo è un orso virtuale dipinto.
Ma è una figata totale, ragazzi. Guardate che roba, si vedono i pennellati virtuali. Una cosa fantastica. Questa è una giungla con le scimmie, guardate le scimmie. Sono proprio dei dipinti animati, è una cosa stupenda, ragazzi. Ditemi se non è arte questa. Guardate il teschio con le... Questa è proprio natura morta. Questa è la natura morta proprio. C'è anche il teschio, più morta di così. Qua dove siamo? Ah, sono tipo dei schiavi attaccati a delle macchine, c'è una porta, tipo una fabbrica aliena che schiavizza questi uomini, boh. O erano sculture, boh, chissà. E ricomincia con la foresta. Oh, bellissimo, ragazzi, questo slide c'è, cioè, veramente fantastico, eh. Sono tutti dipinti virtuali, molto molto belli, molto belli. Ok ragazzi, per questa puntata abbiamo finito qui, noi ci vediamo al prossimo episodio di Dreams, dove proveremo altre cose e chissà, magari finiremo il gioco del bradipo che tanto mi era piaciuto. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima, cliccate qua sotto nei riquadri, mi raccomando, ciao ragazzi, alla prossima, ciao ciao, cliccate, cliccate.